Per tutta la lunga storia della Serenissima, le esecuzioni capitali, fatte salve alcune debite eccezioni, ebbero luogo in piazzetta San Marco, tra le due grandi colonne su cui stanno raffigurati San Teodoro, Todaro, il primo e il più antico patrono della città, che fu soppiantato nell'828 con l'arrivo del corpo di San Marco. Una consuetudine talmente radicata che fino al secolo scorso per i veneziani affermare di trovarsi tra Marco e Todaro significava voler dire di essere nei guai. A voler dare ascolto poi alla superstizione popolare, transitare tra i due grandi monoliti è severamente vietato perché porterebbe una sfortuna tremenda. A proposito poi di modi di dire, a partire dal Rinascimento a Venezia ne prese piede uno di curioso, era una minaccia, ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è. E il perché di un ammonimento tanto curioso è presto detto, perché il malcapitato che stava in piedi sul patibolo a trascorrervi i suoi ultimi minuti di vita lo faceva guardando l'orologio, la grande torre dell'orologio che sta dall'altra parte della piazza, e poteva verificare così di persona, è il caso di dire, che era arrivata la sua ultima ora.